E ora parliamo e passiamo all'unboxing del mio obiettivo preferito. Solo con un corpo macchina da 1400 euro e un obiettivo Tamron da oltre 500 euro, il mio obiettivo preferito in assoluto fra tutti quelli che ho provato, oltre a quello che ho comprato a parte, ma tra tutti quelli che ho provato, rimane uno solo, il Canon 50 mm f1.8. Non c'è niente da dire. Questo qui, una cosa che vi ho detto in altri video, il feeling con la persona è veramente, veramente importante. In ogni cosa, in ogni cosa, in ogni strumento, in ogni attrezzo, in ogni computer, in ogni sistema operativo, si trova un maggiore feeling con alcune cose e non con altre. Un feeling veramente buono che mi piace veramente tanto è con l'obiettivo Canon 58 mm f1.8. Allora, adesso parliamo un attimo delle caratteristiche prima di questo obiettivo, va bene? Allora, perdonatemi, ma queste caratteristiche io le ho dovute segnare perché queste cose, sì, posso essere nerd e cazzate varie, però è da stupidi impararsi la memoria per poi non saperle veramente, capito? E fare bella figura in questa maniera. Quindi per me è più corretto girare lo sguardo, farvi vedere che taglio di merda che c'ho qua. E dirvi le cose, dirvi le caratteristiche. Le dimensioni sono di 6,9 x 6,9 x 5,1 cm, con un peso di 132 grammi. L'apertura focale del diaframma massimo, ve l'ho spiegato, 50 mm f1.8. 6 elementi, ecco qua. Costruzione dell'obiettivo, 6 elementi per 5 gruppi. Angolazione dell'immagine diagonale, messa a fuoco, sistema con micromotore. Questo sistema con micromotore è un... non bisogna mai mettere a fuoco mentre si registra. Vi faccio sentire il motivo. Anzi, non lo potete sentire bene voi. Ve lo faccio subito vedere. Come posso farvelo vedere se io non allungo né una mano di là né una mano di qua? Perché io sono così. Sono più bestia che delle bestie che fra comodi che non esistano. Quindi mi sposto con il mouse, vedete, con il touchpad mi sposto, eccolo qua. Clicco qua e guardate. La messa a fuoco è stata breve, veloce e intensa perché era già messa a fuoco già da prima. Che vuol dire questo? Sicuramente voi non l'avete sentito perché sto usando il microfono esterno, un microfono della Rode VideoMic Pro. Quindi è normale che non avete sentito. Questo micromotore non deve, il micromotore non vuol dire che a forza è automatico, è sia manuale che automatico. Non è altro che quando voi girate per mettere a fuoco si sente un lieve rumore all'esterno, perché all'interno è una specie di pallone di Maradona. Quindi quando state registrando non mettete mai a fuoco sia automatico che manuale mentre state facendo una ripresa importante dove serve pure l'audio, soprattutto se usate il microfono interno della videocamera, oltre che un suicidio a prescindere. Quindi sappiate che si sente molto rumore. Poi la distanza minima è da 0,45 metri, cioè in poche parole 45 centimetri, eccola qui. Ovviamente qua è fuori fuoco, ovviamente, perché la devo mettere a fuoco, se no. Però io ho l'opzione Live View Volt, in poche parole, dico metta a fuoco direttamente sul mio volto. È inutile che metta a fuoco là con i fighettini, un pochino più di qua, un pochino più di là. Oltre perché io sto perdendo, non so, un grado al giorno con la vista. Oltre questo è perché metto, riconoscimi il volto e non rompermi i coglioni. 16 questa fotocamera, 16 punti di messa a fuoco, cavolo. Uno, mettilo bene. No, e lo fa, infatti. Poi sono io che mi sposto. Poi con un ingrandimento di 1,5. Dimensioni del filtro sono di 50. Il filtro avete capito? La ghiera sono 52 mm. Poi ci sono delle altre piccole caratteristiche che ve le lascio sotto in descrizione se vi interessano. Allora,
Perché uso questo obiettivo che dal costo è di 150 euro di prima mano e lo potete trovare tranquillamente a 70 euro, meno di 70 euro, 60 euro di seconda mano? Innanzitutto, quando ho fatto una spesa grossa compro tutto di prima mano e amen, anche se si poteva comprare qualcosa di seconda. Ma se devo comprare un obiettivo di seconda mano, preferisco comprare o un obiettivo che ha avuto poche centinaia di scatti, poche migliaia di scatti, come obiettivi grossi come Tamron o altri Canon, ma diciamo che sono obiettivi, per esempio se devo prendere un 30-300 della Canon, per esempio, lo prendo di seconda mano. Ma quando si tratta di, perché già di prima costano tanto, ma quando si trattano di questi obiettivi qua, prenderli di prima mano per me va bene pure. Oppure un 18-55, che è un obiettivo, quello di base, di merda, se lo prendete di seconda mano è meglio, lo pagate 40-50 euro e basta, e quello vale il prezzo, in poche parole, non 100 euro nuovo. Quindi oltre a questo, mi piace veramente tanto, mi piace come metti a fuoco, mi piace il suo effetto di smarmellamento, mi piace l'effetto di sfocato, sfocato di dietro. Mi piace veramente tanto, anche la messa a fuoco mi piace, anche la distanza di messa a fuoco, perché già da una parte all'altra non mette più a fuoco, cioè se mi sposto così già mi vedete meno a fuoco, quindi devo stare fermo quasi come se fossi Tutankhamon. L'unica pecca di questo obiettivo, è perché questo fa il prezzo, è la qualità dell'immagine. La qualità dell'immagine non è proprio il massimo. Se ve ne accorgerete in altri video che farò in futuro, se sono già pubblicati non lo so, basta girare un pochino e vedere, quando c'è questa tipo di qualità di immagine vuol dire che sto registrando non con la webcam ma con la videocamera, con la fotocamera, noterete anche una differenza quando uso un obiettivo e l'altro, perché l'altro è un Tamron 28-270 e c'è molta differenza nella qualità, ripeto, nella qualità dell'immagine. E in questo caso questo modello di Canon, di questo modello 50mm di Canon, la qualità non è proprio il massimo, ma perché costa 150 euro. Un altro obiettivo da 50mm che non è Canon, però, e devo metterci, non è Canon, un altro 50mm 1.8 oppure 1.4, che è già troppo di focale, oppure già parlare di questi obiettivi, ne sono solo cinema, in poche parole, non sono entry level in questa maniera, sono solo cinema, e costano intorno dalle 350 euro fino a un quasi un 600 euro. Quindi sì, mi piace tanto il 50mm f1.8, ma no, non mi piace spenderci 600 euro. Forse in futuro, non adesso, in futuro forse, da qui a 10 anni. E niente, che cosa dire? È l'obiettivo per eccellenza che odio a Wolf.91 ed è l'obiettivo che per eccellenza io amo. Signore, VISUS 17.